Seme della realtà, albero della realtà, frutto della realtà, che cosa sono questi oggetti, che cosa fanno, ma soprattutto come poter avere un inventario leggendario a ogni partita che giochiamo. Questo insieme a tutti i dettagli sul seme della realtà in questo video. Ops, c'è gente? Arrivo. Ah! L'ho fatto fuori. Complimenti. Dicevamo. Allora, come potete vedere, il mio arbusto è piantato in questa zona. Dopo vi spiegherò anche il perché, ma in generale vi consiglio di metterli vicino, ma un po' nascosti, a uno dei vostri drop spot preferiti. Nel mio caso, questa fattoria è uno dei miei drop spot preferiti e quindi il mio albero è qua, nella spiaggia, qua vicino. Come fare a piantare il proprio albero? Bisogna trovare uno di questi semi della realtà che si trovano o in delle specie di frutti rompendoli che sono attaccati alle radici dell'alberone della realtà, che è quello là, oppure semplicemente rompendo i frutti del proprio albero o di quello di altri giocatori e lanciando i semi a terra in un'area che li ammette, tipo qua. Ora l'ho ripiantato, ma non sono ricresciuti i miei semi. Come possiamo vedere anche premendo R, vediamo quanti frutti ha il nostro albero e se sono colorati vuol dire che il frutto è pronto per essere raccolto. In più ci dice la rarità, nel nostro caso il mio albero è raro, e ci dice quanto tempo manca al prossimo sfoltimento erbacce. A che cosa serve lo sfoltimento erbacce? Quando questo timer arriverà a zero, intorno al nostro albero troveremo delle erbacce che possono essere raccolte interagendoci e faranno salire di rarità il nostro albero. Quando finirà questo timer, raccogliendo le tre erbacce, il mio albero diventerà epico e successivamente leggendario. Dopo leggendario, se facciamo un altro sfoltimento, arriverà a mitico, ma ci sarà un solo frutto, ci darà una sola arma mitica e nel caso raccogliessimo quel frutto, l'albero si resetterà e ripartirà dalla rarità verde. Ora che ho raccolto i frutti, bisogna aspettare 6 minuti, se non sbaglio, comunque qualcosa del genere, prima che ricrescano, quindi nella prossima partita, se è passato abbastanza tempo, saranno ricresciute, ma se morissi istantaneamente e droppassi di nuovo qua prima dei 6 minuti non ci sarebbero ancora i frutti. Quindi qual è il mio consiglio? Far arrivare l'albero a leggendario e smettere di raccogliere le erbacce. Per questo vi ho detto di metterlo vicino a uno dei vostri drop spot preferiti, ma non troppo in vista, come ho fatto io qua nella spiaggia, perché quando ci saranno le erbacce da sfoltire e l'albero sarà leggendario, se per caso non atterrassimo dal nostro albero e qualche altro giocatore raccoglie le erbacce al posto nostro, ci farà diventare l'albero mitico e quindi dopo il frutto mitico resetterà il nostro albero che ripartirà dal comune. Se invece lo mettiamo in un posto non in vista, nessun giocatore interagirà con le erbacce e rimarrà di livello leggendario. Questo cosa significa? Che tutte le sacrosante partite potremo atterrare dal nostro albero e prendere 3 oggetti leggendari con le relative cure. Un'altra strategia interessante, dopo aver raccolto le armi, i frutti dal nostro albero leggendario, può essere distruggere l'albero in modo tale che se un altro giocatore arriva non ci saranno le erbacce. Se distruggiamo l'albero non lo resettiamo, non succederà niente di grave, alla prossima partita lo ritroveremo come nuovo. Sopra hanno fatto un cuore, una struttura a forma di cuore. Andiamo a fare amicizia, dai. Quanta gente! No! E le erbacce le devo raccogliere dal mio albero o da qualsiasi albero? Quando raccogli le erbacce, l'albero sale di livello, che sia tuo o quello di qualcun altro. Perché all'interno della partita tu vedrai tutti gli alberi di tutti gli altri giocatori che ci sono. Quindi adesso se siamo 95 giocatori reali, ci saranno 95 alberi in questa partita, capito? Altro consiglio che vi do, ragazzi, è tenete gli occhi aperti per gli alberi degli altri giocatori, perché spesso il giocatore non atterrerà nei dintorni del suo albero e molte volte sarà o epico o leggendario, perché questa strategia di tenerlo leggendario sta un po' prendendo piede. Ricordatevi anche che se volete raccogliergli le erbacce perché ha l'albero leggendario, questo albero diventerà mitico e potrete rubare la sua arma mitica, anche se è un po' mal visto. Soprattutto nei dintorni delle cascate della realtà, al momento si trovano tantissimi alberi pieni di frutti, perché tutti i giocatori all'inizio della season sono venuti in questa zona, hanno trovato i semi e li hanno lanciati per terra. Ed eccolo qua, il baccello di semi della realtà. Da questo, se vogliamo essere sicuri di avere dei semi, escono sempre 3 semi quando lo rompiamo. Tra l'altro ci dà questo bellissimo effetto di gravità ridotta. Tada, abbiamo raccolto il seme. No, ok, ora ho sbagliato perché ho ripiantato l'albero qua, che no, non era quello che volevo fare. Ma va bene, c'è il tuo di là, quindi dopo andiamo dal tuo e lo ripianto. Se vi trovate nei dintorni delle cascate della realtà, dell'albero principale delle cascate della realtà, ricordatevi che andando sopra l'albero, correndo su uno qualunque dei rami e saltando su questi funghi, possiamo fare un redeploy che sostanzialmente ci fa arrivare
quasi dove vogliamo all'interno della mappa, ci permette di fare un sacco di spazio, cosa che non ho intenzione di fare adesso perché c'è la tessera di Edo qua. Se tu hai l'albero con tre frutti sopra e trovi un seme, lo butti per terra, cresce subito l'albero con i frutti, quindi ti conviene tirartelo tra i piedi se hai bisogno di loot e trovi un seme. Allora andiamo dall'alberello di Edo, vediamo se i suoi tre semi ci danno un altro seme. Eccolo. Come dicevo prima, se adesso lo pianto, ora il mio albero è qua con i suoi tre frutti rari, ma se io lo ripianto qua, i tre frutti vengono teletrasportati qua, l'albero ritorna alla sua situazione normale. Con le erbacce, ora Edo le sta svoltendo, voilà, e dalla prossima partita saranno rare. E il mio errore... Ah no, sono cresciute subito, eccole qua. E da questa partita saranno rare. Wow, stiamo scoprendo già cose nuove. Quindi conviene prima raccoglierle e poi sfoltire le erbacce in modo che possiamo fare due raccolte all'interno della stessa partita. Ma come vi dicevo, ragazzi, mi raccomando, non sfoltite le erbacce quando l'albero è leggendario, perché così avrete loot leggendario sempre a tutte le partite e non dovrete, dopo aver raccolto l'arma mitica, ripartire dal comune. Altro tips and tricks casuale: questi funghi danno 15 di scudo oltre a lanciarci in aria e dopo 20 secondi di cooldown ritornano attivi, quindi potremo prendere tutto lo scudo che vogliamo dallo stesso identico fungo, basta solo aspettare 20 secondi. E se c'era almeno una cosa che non sapevi all'interno di questo video, valuta di iscriverti al canale per altri consigli e trucchi su Fortnite stagione 3. Per l'appunto ti consiglio di andare a vedere questo video per migliorare il ping su Fortnite, oppure quest'altro video in cui con un solo colpo riusciamo a one-shottare una roccia con 5 trilioni di HP. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, bella!